Ecco, adesso continuiamo nel nostro percorso attraverso le istituzioni romane, passate dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia e più volte ricordata questa mattina, chiaramente non possiamo non parlare della Sapienza, lo Studium Urbis, l'antico Studium Urbis, che proprio in questo momento finisce in un profondo cambiamento, un sostanziale cambiamento, perché si trasforma da quella che era una università pontificia dove si erano preparati moltissimi, non solo laici, ma sacerdoti, eccetera, a una, quindi una università confessionale, a una università laica che, essendo l'università della nuova capitale, ha anche così, o perlomeno deve, dovrebbe assumere una importanza, un ruolo nella cultura, non solo, diciamo, della piccola regione dello Stato Pontificio, ma del Regno d'Italia, e quindi anche ben tenere il confronto con le altre università europee. Naturalmente, su questo ci parla Ester, non c'è bisogno che io presenti la nostra padrona di casa, Ester Capuzzo. Tutti lo sappiamo che è professore ordinario di storia contemporanea ed è una studiosa dai molteplici interessi, non solo del mondo di storia del Risorgimento, ma anche molto ha studiato Trieste, il mondo triestino, gli ebrei nella zona tra Trieste e Istria, quindi le comunità ebraiche del luogo, e negli ultimi tempi si sta occupando anche di viaggiatori per la Società Dalma di Storia e Patria, di cui entrambi facciamo parte. Sta conducendo ricerche sull'imago dalmazio, cioè l'immagine della Dalmazia nei racconti dei viaggiatori del 7 dell'Ottocento. A questo punto è un altro viaggio, questo che facciamo adesso con Ester, ed è il viaggio nello Studium Urbis. Prego, Ester. Il microfono. Eccomi, scusate. Grazie Rita, grazie, diciamo, di questo richiamo al viaggio. Anche metaforico che compiremo appunto nel passaggio dallo Studium Urbis alla Regia Università di Roma. Passaggio che praticamente avviene neanche 2 mesi più tardi, la breccia di Porta Pia, perché con un decreto luogotenenziale che viene pubblicato dal generale La Marmora l'8 settembre e l'8 scusate novembre 1870, all'Ateneo Romano viene applicato il regolamento provvisorio per l'ammissione e per gli esami, inserendola così all'interno dell'alveo del sistema universitario nazionale. Questo provvedimento rientrava nell'azione del governo Lanza in ordine a quelle riforme, cito da una lettera di Luigi Luzzatti, richieste le riforme dal nostro diritto pubblico che Luzzatti invocava proprio subito dopo Porta Pia in una lettera a Marco Minghetti,
per evitare che a Roma permanesse un regime giuridico speciale per la città nel settore scolastico universitario come anche in altri settori. Per quanto riguardava la Sapienza, si trattava appunto, come è stato già detto anche dalla nostra presidente, di trasformare da un punto di vista ideologico, culturale e di ammodernare secondo i dettami della destra storica, allora al governo del paese, un'università che era una università confessionale, quella pontificia, trasformandola quindi in un ateneo fondato sulla libertà di coscienza e di insegnamento per portarla al livello delle maggiori università europee e per farne una delle prime a livello nazionale. Oltre al riordinamento degli studi, si procedeva sin da subito anche al riassestamento della biblioteca universitaria, cioè della biblioteca alessandrina che era stata istituita nel 1667 da Alessandro VII. Il passaggio dell'Ateneo Pontificio allo Stato italiano avveniva non senza traumi e polemiche, dato il vincolo strettissimo e privilegiato, potremmo dire anche, che per secoli aveva legato lo Studium Urbis al Papa e alla Curia Romana. E sin dalla istituzione della giunta provvisoria di governo, guidata come abbiamo sentito da Masi stamattina, appariva chiaro che l'università costituisse un problema non secondario del governo della città, non soltanto perché siamo con la breccia di Porta Pia il 20 settembre, quindi nella fase immediatamente precedente all'avvio delle attività accademiche, ma perché riattivare l'università romana significava anche poter offrire un servizio alla parte colta della città e non solo. Tra i primi provvedimenti assunti dalla Giunta vi era la nomina a primo rettore della Regia Università il 3 ottobre 1870 di un medico marchigiano, del tutto estraneo al corpo accademico, Clito Carlucci, che si era distinto per le sue benemerenze patriottiche, avendo preso parte alla Repubblica Romana del 49, durante la quale aveva diretto il servizio ambulanze. Carlucci avrebbe poi partecipato anche, continuando questo suo impegno politico patriottico, al Comitato Nazionale Romano Clandestino guidato da Giuseppe Checchetelli. Carlucci al ritorno di Pio IX nella capitale era stato costretto a lasciare lo Stato Pontificio dopo aver subito, come altri, la misura del carcere. La scelta del governo italiano di nominare non un accademico, ma uno scienziato di chiara fede politica di stampo liberale, amico di Terenzo Magnani, che avrebbe dato avvio a una lunga serie di rettori, come sappiamo, appartenenti alla facoltà di medicina, come accade ancora oggi, no, con la nostra rettrice, questa scelta, diciamo, era simile a quella che era stata fatta anche per altri docenti che avevano partecipato anch'essi all'esperienza della Repubblica Romana, come il già citato stamane Giuseppe Ponzi o Federico Ratti, o ancora docenti che avevano partecipato alle vicende risorgimentali, come Francesco Todaro, Stanislao Cannizzaro, Pietro Emiliano Imbriani, Gregorio Ugdulena. Questa scelta, dicevo, sottintendeva la necessità di far ripartire al più presto la vita universitaria a Roma, pur tra le tante questioni che ruotavano attorno alla Sapienza. Rimasto in carica fino al 1872, Carlucci, durante il suo mandato, che potremmo definire più commissariale che rettorale, attuava alcune riforme. Tra queste, l'introduzione di un istituto di fisiopatologia in locali appartenenti all'ospedale Santo Spirito, nel quale venivano costituiti gli insegnamenti di fisiologia sperimentale,
istologia e anatomia patologica, e proseguiva ancora nelle riforme con l'apertura di laboratori, come abbiamo sentito anche già da Gianni Paoloni, per le esercitazioni chimiche e farmaceutiche, e dotava di nuove attrezzature i gabinetti scientifici già esistenti, soprattutto quelli di mineralogia, geologia e paleontologia, dove gli studenti potessero esercitarsi nella parte sperimentale della scienza, seguiti nelle esercitazioni, oltre che da docenti, anche, potremmo dire noi oggi, personale non strutturato, come settori aggiunti ed astanti. Nella risistemazione della Sapienza, Carlucci non si richiamava a un'università esemplata sul modello di quelle tedesche, nei cui confronti il neorettore, chiamato a traghettare l'istituzione universitaria dal vecchio al nuovo regime, era alquanto critico. A differenza di coloro che, come Corrado Tommasi Crudeli e Pietro Blaserna, che abbiamo visto aver parte poi anche nella Regia Accademia dei Lincei, ritenevano opportuno dare vita a un nuovo ordinamento universitario fondato, come in Germania, su laboratori e seminari. Ordinamento che veniva considerato meglio adeguato alle esigenze imposte dalla vita scientifica moderna, secondo quanto si dibatteva allora in Italia. Soltanto nel giugno del 1872, però, il Parlamento votava una legge che stabiliva uno stanziamento di 500.000 lire per la creazione di laboratori di scienze sperimentali nell'Ateneo Romano, con l'obiettivo, come affermava durante il dibattito parlamentare Quintino Sella, cito, di creare una scuola nuova che si vuole introdurre nell'Università di Roma, la grande scuola italiana, la scuola galileiana, la scuola degli esperimenti. Dopo la breccia di Porta Pia, nell'anno accademico 1870-1871, l'Ateneo Romano contava 46 cattedre. Era diviso tra le facoltà di teologia, medicina e chirurgia, legge civile e canonica, matematica, filosofia e lettere, e aveva 814 iscritti, di cui 472 provenienti dalla provincia di Roma, 334 dalle altre province della penisola e 8 studenti stranieri. Delle condizioni in cui versava l'università, di cui si lamentava anche la decadenza dei costumi, veniva dato un giudizio sin da subito molto severo, quando, nel gennaio del 1871, Francesco Brioschi, che era il consigliere di luogotenenza per la pubblica istruzione, nonché funzionario di questo ministero, presentava a Cesare Correnti, allora ministro della pubblica istruzione, una dettagliata relazione che, oltre a offrire ragguagli sulla storia dell'istituzione accademica, ne considerava arretrati programmi e metodi di insegnamento, pessime le attrezzature dei gabinetti e degli istituti scientifici, come denunciava peraltro anche il rettore Carlucci, sebbene a Roma fossero presenti due eccellenze, come l'Osservatorio Astronomico al Collegio Romano e la Scuola degli Ingegneri. La relazione di Brioschi, pubblicata sulla Gazzetta del Regno proprio il 3 febbraio 1871, quando Roma veniva proclamata ufficialmente capitale del Regno d'Italia, non mancava però di suscitare aspre reazioni da parte clericale, come quelle che all'indomani di Porta Pia erano state manifestate nel critico pamphlet dell'ex rettore del gesuitico Collegio Romano, Pietro Ragazzini, riflettendo anche quanto scriveva nel discorso proemiale per l'apertura dell'anno accademico 1870-1871 il rettore Carlucci. Sulla stessa linea di quanto denunciato allora circa la situazione della Sapienza, si sarebbe poi posto alla fine degli anni 70 anche il deputato Emilio Morpurgo, che in un opuscolo dedicato a Roma e la Sapienza avrebbe ribadito la fiacchezza della vita universitaria durante gli ultimi anni dello Stato Pontificio a fronte, cito, della operosità novatrice
posta in essere dal governo italiano dopo il 1870, perché mettere in atto, cito, i propositi più semplici equivaleva a compiere nel modo migliore il concetto dell'unità nazionale. Il governo Lanza cercava sin da subito di potenziare l'università, soprattutto per quanto riguardava le cattedre scientifiche, rispondendo all'idea più volte menzionata stamani di Quintino Sella di elevare la città a capitale della scienza e della cultura, attraverso il rinnovamento del corpo accademico dell'università, attraverso il rilancio dell'Accademia dei Lincei, attraverso la costruzione di un museo delle scienze e la realizzazione della Biblioteca Nazionale. Il progetto veniva avviato con grande determinazione da Cesare Correnti e, a seguito delle sue dimissioni per eccesso di anticlericalismo, dallo stesso Sella. Indubbiamente, però, la situazione della Sapienza era una di quelle che maggiormente attenzionava il governo, anche perché non tutti i professori che componevano il corpo docente di questo Ateneo si dichiaravano disponibili a continuare l'insegnamento nella Regia Università. E tra questi vi erano i docenti della facoltà di teologia che proclamavano, come è comprensibile immaginare, in blocco la loro fedeltà al Papa. La formale adesione al nuovo ordinamento della Sapienza avveniva con il giuramento al re e alle leggi dello Stato di professori e di impiegati a poco più di un anno dalla breccia di Porta Pia. Secondo quanto era stato stabilito da Cesare Correnti, che era stato spinto a rompere ogni indugio sull'estensione, anche ai docenti della Sapienza, delle norme comuni a tutti gli impiegati dello Stato per la resistenza manifestata da diversi professori a osservare il nuovo regolamento accademico. La scelta operata dal Ministro della Pubblica Istruzione non era però stata senza conseguenze, determinando malumori, perplessità, rifiuti, come ricordava nelle sue Effemeride romane Monsignor Vincenzo Tizzani, docente di storia ecclesiastica e decano della facoltà di teologia, che continuando a insegnare durante il primo anno della Sapienza italiana si sarebbe sottratto, come possiamo leggere appunto dal volume di quest'opera recentemente pubblicato, come tutti i professori di quella facoltà non prestassero giuramento al nuovo Stato per obbedienza al pontefice. A giurare tra il 5 ottobre 1871 e il 2 gennaio 1872 erano in totale 47 professori di sicura fede liberale, e tra questi vi era Giuseppe Ponzi, che, come è stato ricordato, sarebbe divenuto il primo professore dell'Ateneo romano a essere nominato nel Senato del Regno, mentre degli altri 33 professori, ben 14 opponevano il loro rifiuto, come il gesuita Giovanni Bolli, titolare di lingua araba e sanscrita, o come Olimpiade Dionisi, docente di diritto e procedura penale, che in ossequio alle sue idee repubblicane si rifiutava di giurare. Ai collocamenti a riposo decretati nel novembre del 1870 su domanda o per motivi di salute, come nel caso di Gaetano Scappaticci, docente di lingua siriaca, si aggiungevano anche quelli stabiliti per motivi politici, come nel caso di Fortunato Rudel, docente di istituzioni anatomiche. Dei 51 assistenti, impiegati di segreteria e inservienti, soltanto il custode dell'orto botanico si rifiutava di giurare. Le posizioni accademiche lasciate libere da quanti non avevano giurato venivano ricoperte immediatamente da professori nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione e provenienti da altri atenei italiani. Tra gli altri, Ruggero Bonghi, Stanislao Berti, Guido Della Rosa, Paolo Emilio Embriani, Francesco Magni, Terenzo Mamiani, Pasquale Stanislao Mancini, Angelo Messadaglia, Fabio Nannarelli, Ettore Ricotti, Giuseppe Saredo, Filippo Serafini, molti dei quali erano anche,
contestualmente deputati e senatori del regno, e molti di loro, diciamo, hanno caratterizzato proprio in quel determinato periodo storico proprio il meglio della cultura italiana, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Docenti che si erano trasferiti dalle altre province del regno e quindi, per usare un termine, diciamo, diffuso all'epoca, dopo Portapia, erano buzzurri, come si diceva appunto allora, non sempre accettati bene dai clericali, dal ceto medio cittadino e dalla stampa di opposizione, romana. I professori intransigenti, che non avevano giurato o che non erano stati licenziati, venivano invece raccolti sin da subito da Monsignor Francesco Saverio de Merode nell'Università Vaticana, una sorta, potremmo dire, di anti-università a quella regia, che dopo il diniego del Cardinale Antonelli all'uso dei palazzi apostolici, veniva spostata a Palazzo Altemps in piazza Santa Apollinare, proprio a ridosso, peraltro, del Palazzo della Sapienza. Tollerata dal governo Lanza anche per non arrivare dopo l'emanazione della legge delle guarentigie, che come sappiamo era stata rifiutata da Pio IX, a una rottura ampia con la Chiesa, nell'Università Vaticana, frequentata da 120 studenti di stretta osservanza papalina, provenienti dai territori ex pontifici e muniti, cito, di commendizia del vescovo, venivano impartiti corsi di materie scientifiche, in particolare di fisica, di matematica e di diritto, tenuti in molti casi da professori che non avevano giurato, creando così, come veniva affermato dal nuovo rettore della Sapienza succeduto a Carlucci, Gaetano Valeri, che si lamentava di questo al ministro della pubblica istruzione, che era succeduto a Correnti a Stella, cioè a Ruggero Bocchi, una condizione di disagio nella città, data la presenza nella capitale di un istituto che si contrapponeva all'università statale, che aveva una direzione a sé, aveva propri docenti, aveva propri studenti e che conferiva gradi accademici e titoli di studio illegali. Qualche anno più tardi, nel marzo del 1876, durante il governo Minghetti, Ruggero Bondi avrebbe chiuso con un decreto ministeriale l'Ateneo Pontificio. E così la Regia Università di Roma sarebbe stata l'unica ed effettiva università presente nella capitale. La questione del giuramento imposto ai professori era divenuto però, sin dal 1872, oggetto di un vivace dibattito parlamentare, avviato nel marzo di quell'anno tra Ruggero Bonghi e Giorgio Asproni, che come sappiamo si trovavano politicamente su posizioni opposte. Sulla questione si era interrogato anche lo stesso rettore Carlucci, nella sua relazione sul primo anno di vita della Sapienza italiana, chiedendosi se fosse stato lecito, cito, domandare un giuramento di fedeltà ad individui sacrati alla scienza, i quali da taluno si vorrebbe allogare in superne regioni sociali, liberi ed immuni da ogni vincolo politico. Il rettore aveva concluso che, pur non essendo previsto da nessuna norma, fosse stato necessario chiedere il giuramento, come per tutti i funzionari dello Stato, anche ai professori universitari, perché, non lo si doveva dimenticare, erano stati nominati dal governo pontificio, che ormai era considerato un governo straniero. Il giuramento imposto aveva determinato da parte pontificia naturalmente una reazione, e questa si era sostanziata nella scomunica comminata da Pio IX con le due encicliche. La prima, Respicentes ea omnia, del 1 novembre 1870, e la seconda, Ubi nos arcano, del 15 maggio 1871, a quei docenti della Sapienza che si erano adeguati al nuovo sistema di potere. A complicare la situazione vi era stata poi, nell'aprile del 1871, l'adesione da parte di alcuni professori alle posizioni del teologo tedesco Ignaz von Dollinger,
contro il quale, diciamo che aveva assunto posizione contro il sillabo e contro l'infallibilità pontificia sancita dal Concilio Vaticano I, che era sfociata questa posizione in un indirizzo di solidarietà da parte appunto di alcuni docenti, che però, come possiamo immaginare, non era stato ben accolto dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'adesione aveva suscitato anche la reazione della stampa cattolica e naturalmente la censura del pontefice, scatenando alla Sapienza la contrapposizione tra studenti fallibilisti e studenti clericali, e dando così vita a uno dei primi episodi di scontri studenteschi nell'Ateneo Romano, che avrebbero, diciamo, come dire, preceduto gli scontri che si sarebbero verificati in occasione della Prima Guerra Mondiale e poi successivamente nel Novecento inoltrato con, come sappiamo tutti, con il 1968 e gli anni adesso successivi dello sviluppo dei movimenti giovanili. Negli anni successivi al 70, l'Università Romana vedeva crescere il suo prestigio grazie all'aumento delle cattedre, all'aggiornamento dei programmi e all'arrivo di professori di chiara fama. Se Cesare Correnti aveva stabilito un programma di riorganizzazione e di rinnovamento, era nel maggio del 1872, a ridosso delle sue dimissioni da ministro della pubblica istruzione, che si concentrava il grosso, potremmo dire, dei provvedimenti per la Sapienza. Perché, come è stato ricordato questa mattina, veniva estesa la legge Casati, che aboliva il vecchio regolamento pontificio sancito nel 1824 dalla bolla Quo divinae sapientiae omnes docet di Leone XII, e vi era stata anche l'estensione del regolamento generale universitario emanato durante il secondo governo Menabrea il 6 ottobre 1868. A questi provvedimenti poi si affiancavano tutta una serie di decreti che ne uniformavano l'ordinamento a quello delle altre università del regno, sia dal punto di vista della ripartizione delle facoltà e del loro ordinamento, sia dal punto di vista dell'organizzazione stessa degli studi per quanto concerneva gli esami e le sedute di laurea, con l'estensione anche della tabella ripartizione delle tasse per gli studi universitari, la parificazione degli stipendi dei professori della Sapienza a quella dei docenti di altre università italiane, l'eliminazione del sistema delle propine e l'abolizione del collegio dei dottori costituito dal collegio medico, dal collegio degli avvocati concessoriali, dal collegio teologico e da quello filosofico. Contestualmente il Parlamento votava a maggioranza con 148 voti favorevoli e 67 contrari la legge sull'abolizione della facoltà di teologia e quella sulla parificazione delle università di Roma e di Padova. Ricordiamo che Padova era stata annessa da pochi anni con il Veneto nel 1866. Anche in questo caso era stato Emilio Morpurgo, già ricordato per il suo lavoro su Roma e la Sapienza, a farsi magna pars nella presentazione di questo disegno di legge, che era stato votato a scrutinio segreto ed era stato accompagnato da un dibattito parlamentare imperniatosi soprattutto sulla discussione in ordine al numero dei docenti dei due Atenei. Insomma, qualche cosa di non molto lontano anche rispetto a quello che succede ancora ai giorni nostri. Riorganizzato l'ordinamento degli studi, dovuto anche alla necessità, come avrebbe proclamato la relazione finale della commissione parlamentare istituita nel 1874, cito, di creare qui a Roma, in faccia al dogmatismo vaticano, un forte centro di studi severi, rimaneva aperto, come abbiamo sentito anche stamattina, il problema della sede, ormai insufficiente per ospitare un numero di studenti destinato a crescere.
Allo scopo venivano messi a disposizione dal governo finanziamenti che derivavano dalla confisca dei beni ecclesiastici a seguito della soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose e che, aumentati rispetto a quelli che erano stati stanziati nell'ultimo quinquennio pontificio, consentivano un ampliamento degli spazi. Quintino Sella, ministro delle Finanze, supportava, e l'abbiamo appunto sentito stamani, l'azione del governo nell'obiettivo di fare della Sapienza, cito, la più potente, la più grande, la più efficace, la più operosa d'Italia delle università del Regno. Nel 1875 Ruggero Bonghi, di concerto con il Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze Marco Minghetti, presentava a sua volta un progetto di legge che eliminasse le propine d'esame assegnate ancora ai professori per ogni esame svolto e per il lavoro effettuato da assistenti non strutturati presenti soprattutto nelle università dove maggiore era il numero degli iscritti. Nel 1876 veniva esteso anche a Roma il nuovo regolamento generale delle università del Regno d'Italia e la Sapienza entrava così pienamente nel sistema universitario nazionale. Di qui l'istituzione anche di nuove cattedre, sia dell'area giuridica sia di quella economica, e la possibilità di conseguire due lauree distinte per la facoltà di filosofia e di lettere, alla quale negli anni successivi sarebbero state aggregate la Scuola Italiana di Archeologia, la Scuola di Magistero e la Scuola di Geografia. La governance della destra storica posta in essere per la Sapienza si concludeva qualche mese più tardi con l'avvento della sinistra, che dava via con il nuovo ministro della pubblica istruzione, Michele Coppino, succeduto a Ruggero Bonghi, ha la risistemazione, diciamo, delle sedi della Sapienza. Vado velocemente perché vedo che il tempo corre, non voglio rubarlo a chi mi seguirà, e per dire che dopo il 1870, dal punto di vista edilizio, potremmo dire, le vicende della Sapienza si inquadravano nelle modificazioni che la città avrebbe subito nel processo di rinnovamento urbanistico collegato proprio al suo ruolo di capitale d'Italia. E già dopo Porta Pia l'edificio del vecchio Ateneo Pontificio era apparso assolutamente insufficiente, malgrado vi fosse stato un decremento degli iscritti. E come abbiamo sentito stamani, nell'ottica del più vasto programma di risistemazione delle nuove sedi degli uffici governativi della capitale, veniva inserito anche il problema della Sapienza e per essa veniva individuata sul Colle Oppio la collocazione degli istituti di chimica e di fisica nell'ex convento di Sant'Antonio Abate e quella della Regia Scuola di Applicazione degli Ingegneri, che era stata già istituita in epoca pontificia, nell'ex convento di San Pietro in Vincoli, mentre gli istituti di matematica venivano ubicati nell'ex convento di San Lorenzo, in via Panisperna al Viminale, dando vita a una sorta di cittadella della scienza collocata alle pendici dell'Esquilino tra Colle Oppio e Colle Fagutale, e prossima quindi alla stazione Termini e al nascente quartiere dell'Esquilino che si avviava allora già a una dispersione insediativa. Con questa diciamo, sistemazione la Sapienza si avviava a aumentare progressivamente il numero dei suoi iscritti e a vedere accolte le sue esigenze di insediamento all'interno del tessuto urbano con l'approvazione del nuovo piano regolatore della città,
quando una spinta propulsiva al progetto della nuova sete per la Sapienza veniva data anche dalla necessità di costruire il policlinico, che inizialmente previsto ad est verso il quartiere Esquilino, quindi in un'area prevista tra le mura aureliane e quella che è l'attuale via Manzoni. La scelta poi dell'ubicazione del policlinico universitario sarebbe poi caduta, come sappiamo, sui terreni dietro Castro Pretorio, al di là della cinta muraria sulla città, della città. E soltanto dopo alterne vicende sulle quali avrebbe gravato anche la Prima Guerra Mondiale, la Sapienza avrebbe avuto la sua sede nella città universitaria, quella che noi oggi tutti conosciamo e nella quale gran parte di noi lavora. Grazie. Esther, grazie, grazie per questo bellissimo percorso che ci hai fatto fare e devo dire sinceramente ho sentito con piacere che hai nominato anche Monsignor Tizzani, che era stato un grande, veramente un attento fotografo sulla carta, naturalmente, di quanto avveniva a Roma in quegli anni. E hai citato molte cose interessanti anche riguardo alle prese di posizione pontificie, i decreti pontifici prima e dopo la presa di Roma. Quindi ti ringrazio moltissimo e non ho ben presente questa collocazione su Colle Oppio, che credo non sia stata mai realizzata, e mentre invece Pietro Invincoli continua a funzionare come facoltà di ingegneria. Ecco, vedi, ci sono queste cose. Quando si fa la Sapienza lì dove è attualmente, chiaramente i piani urbanistici romani stavano cambiando, vedi il Ministero dell'Aeronautica, appunto il Policlinico e quindi tutto il complesso della Sapienza, indicando cioè quindi una crescita diversa della città che ormai ha superato le mura aureliane. E la zona di Manzoni, via Merulana, eccetera, è troppo ormai costruita e quindi bisogna andare fuori della città. Grazie, grazie per questo tuo lavoro che leggeremo con grande piacere poi. E adesso do la parola a Beatrice Roniti, altra amica cos'è questo rumore? Beatrice, hai C'è qualcosa un che gran ci dici? disturbo. Provi a spegnere un attimo e ricollegarsi, se fosse la cosa migliore. Beatrice, puoi ricollegarti, per favore? Ha spento completamente tutto. Va bene. Intanto ve la presento, anche se non è presente fra noi. Eccola. Mi Devi sentite adesso? ti sentiamo senza fruscio. Sì, Benissimo. adesso è meglio. Allora, dicevo che è un'altra collega con cui ho avuto il piacere di lavorare negli ultimi anni della mia attività alla Sapienza, insegna archivistica generale presso il corso di laurea di archivistica e biblioteconomia, ma mi piace anche ricordare che insegna anche archivistica per la moda, cioè tutta una nuova branca di ricerche che devo dire non era stata tenuta presente in passato e quindi sono molto contenta di questa sua scelta, ma si è occupata anche in particolare dei passaggi di proprietà concernenti gli orti sallustiani dal 600 ad oggi. Rimaniamo sempre nella zona dell'Esquilino e quindi diciamo così siamo praticamente in tema. Per noi ci parlerà oggi dell'abolizione dei fideicommissi e delle collezioni d'arte, cioè di come questa abolizione dei fideicommissi a un certo punto
porta a, diciamo, a cambiamento nell'ambito del passaggio delle proprietà in ambito delle grandi casate, e questo fa sì che bellissime collezioni d'arte possono entrare, collezioni d'arte, sia archeologiche, dipinti, eccetera, possono entrare nella fruizione di tutta la città. Prego, Beatrice, a te la Grazie, parola. grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Potrei provare a presentare comunque un velocissimo PowerPoint che ho fatto. Non so se si vede. No, per il momento no. No. Il signore diceva col presente ora. Sì, non l'ho fatto, ma tante volte non funziona. Va bene, allora parlerò velocemente, facciamo insieme magari un excursus su appunto l'istituto di questi vincoli che venivano posti già in epoca molto antica. Basta ricordare appunto che erano tutte istituti finalizzati a dare dei diritti, come i diritti per esempio che nel periodo romano non c'erano, non venivano dati alle donne. In particolare Augusto decise che dovessero essere comunque istituiti questi vincoli di fideicommesso e erano proprio utili a che cosa? Al mantenimento dei beni proprio della famiglia e per la famiglia. Inoltre Giustiniano stabilì, andrò molto velocemente perché poi voglio arrivare a farvi degli esempi più concreti, che appunto questi vincoli di fideicommesso fossero equiparati ai legati e comunque venne definito che non si potesse andare oltre le quattro generazioni. Comunque andiamo velocissimamente a vedere il fideicommesso in Europa, come è visto, cioè questo vincolo che lega un soggetto, un erede, alla trasmissione poi di tutto il patrimonio. E per quanto riguarda l'Europa, anche secondo Montesquieu, il fideicommesso era positivo nel regime monarchico e era negativo in quello aristocratico. Invece, andando più avanti, saltando ancora, gli illuministi lo videro come limitativo, tanto che in Francia venne abolito nel 1792. Altri paesi, invece, dobbiamo dire che in Europa mantennero questi vincoli di fideicommesso ancora vivi. Fu abolito nel 1938 in Germania e in Austria, mentre ancora in vito, sino agli ultimi titolari di questo vincolo, e nel paese della Svezia. La legislazione in Italia come si è mossa? La legislazione in Italia si è mossa in maniera appunto quasi ad eco di quello che era stato fatto in Francia, e comunque stabilisce che si annulla qualunque disposizione con la quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione il conservare e restituire ad una terza persona. Questo viene inserito nel codice civile del 1865 all'articolo 890. Attualmente, appunto in quel periodo c'erano varie situazioni che spingevano appunto una parte a volere l'abolizione dei vincoli di fideicommesso, e poi vedremo perché, è una parte a continuare a mantenerla. Anche nell'articolo 692 del codice civile vigente viene riportato quanto era espresso nel 1865, però con una forma un po' diversa, un po' maturata, ovvero si parla di un fideicommesso assistenziale, ovvero appunto in casi in cui ci sia un'interdizione di un figlio o situazioni molto particolari. Ma andiamo a vedere cosa
Succede, con la legge del 28 giugno del 1871 venne stabilito appunto che le gallerie, biblioteche e altre collezioni d'arte e d'antichità rimarranno indivise, inalienabile fra i chiamati alla risoluzione del fideicommesso, loro eredi o aventi causa. Ho fatto un'ulteriore indagine proprio negli atti della Camera dei Deputati. E appunto nella seduta del 7 febbraio 1873 Marchetti, richiamando il decreto del 20 novembre del 70, chiese al ministro della pubblica istruzione notizie sulla conservazione dei monumenti ed oggetti di arte che rientravano nel scioglimento del fideicommesso come previsto dalla nuova normativa. E alla Camera di questo se ne discusse veramente moltissimo, anche perché ci furono diverse posizioni, una delle quali appunto continuava a ribadire che le disposizioni precedenti pontificie, che davano anche sanzioni, dovevano comunque essere rispettate. Ma veniamo appunto a questa è una breve introduzione, veniamo adesso a quello che è appunto il cuore di questo intervento. Le collezioni romane che hanno mantenuto la propria integrità appartengono alle famiglie Colonna, Barberini, Borghese, Colonna di Sciarra e via dicendo. Poi ritornano i miei buon compagni Ludovisi, che sono appunto attori anche nella parte che io ho studiato appunto sugli Orti Salustiani, e appunto queste nostre famiglie, di queste nostre famiglie io ho cercato di indagare e di venire a capo anche di quello che era la collezione borghese. La collezione borghese nasce appunto a seguito dell'eredità del fideicommesso o fideicommesso che Francesco Borghese lasciò nel 1839 al figlio Marcantonio V. E Marcantonio V lasciò questo vincolo di fideicommesso con grande intenzionalità e proprio ai suoi figli per garantire il patrimonio. Il patrimonio borghese rimase appunto della famiglia sino al 1902, quando lo Stato italiano comprò appunto per 3 milioni e 600 mila lire di fronte alla richiesta di 20 milioni tutto il patrimonio che era compreso in questo fideicommesso. Perciò c'erano opere d'arte di ogni tipo e poi c'era appunto il patrimonio mobile ed immobile. Sono arrivati ai nostri giorni la maggior parte di queste opere. Di Gian Lorenzo Bernini, ad esempio, è arrivata questa immagine che vi sto facendo vedere e che si trova attualmente al museo, sono arrivate la capra Amaltea, mentre si hanno anche notevoli dispersioni. Queste dispersioni noi sappiamo appunto che al momento in cui vengono sciolti, tra virgolette, i vincoli di fideicommesso, i patrimoni ebbero una situazione molto instabile. Instabile anche perché la maggior parte delle famiglie in quel periodo non aveva una grande liquidità. A Roma, ad esempio, tra il 13 e il 2 marzo del 1893 vennero vendute all'asta diverse opere d'arte, tra cui due busti di Papa Paolo V, realizzati da Giovanni Lorenzo Bernini. E qui ho cercato di ripercorrere la strada dove sono finiti. Il primo busto in marmo andò in un primo momento a una collezione privata viennese.
Ma fino alla fine del XIX secolo non avevamo più le tracce certe di dove fosse. Fino a che, appunto, Francesco Petrucci, che è un grande storico dell'arte, lo riscopre e in questo momento è al Getty Museum di Malibu. Il secondo busto, sempre di Paolo V, è stato realizzato in bronzo e fu venduto ad un privato nel 1893 ed è confluito anche questo a Copenaghen allo Staten Museum. Due opere poi provenienti sempre da Villa Borghese invece si trovano con certezza a Bergamo in Italia, all'Accademia Carrara, sono La virtù sottomette il vizio e l'Andromeda. Altre opere sono state vendute e, per esempio, La primavera di Pietro Bernini, che vedete in questa foto, era assoggettata al vincolo di fideicommesso e nel 1891 venne venduta al MIT di New York. Altra appunto opera che è stata venduta proprio nel 2021 e di cui probabilmente avete sentito parlare, appunto sempre di Bernini, è l'Autunno, che è stata venduta all'asta di Sotheby's a 8.851.050 mila dollari, poco sopra la sua valutazione minima. La cosa più interessante per quanto riguarda queste opere che vengono vendute nelle attuali aste è che per il diritto appunto britannico bisogna riconoscere la provenienza. E la provenienza appunto in questo caso è tracciabile attraverso tutta una serie di, tra virgolette, storie familiari. Una delle ultime immagini che vorrei farvi vedere è proprio quella di un tra virgolette ritrovamento. Nel 2017 la Galleria Robin Lahnt e Vena conclude un'importantissima trattativa. Scusami Beatrice, le immagini noi non le Non vediamo. le vedete? No. Vabbè, comunque, Va bene. allora ve lo. Comunque, avanti così, insomma, ecco. Tralalò. Alessandro, scusi, non si può fare nulla. Me le doveva inviare magari prima, in No. precedenza. Le avrei Capito. potute, diciamo, mandare io. Va bene, grazie. Ah, vabbè, scusatemi, non sono bravissima io a livello. Comunque, la storia di questo nostro dipinto è una storia piuttosto complessa, perché nel 2017, appunto, dicevo che Robin Lahnt e Vena concludono un'importantissima trattativa per la vendita alla Frick Collection di New York, una tela di François Girard, raffigurante il principe Camillo Borghese, che era stata venduta alla galleria dai diretti discendenti. In questo caso, appunto, la soprintendenza, dopo aver fatto tutti i loro accertamenti del caso, attraverso l'ufficio esportazioni oggetti d'antichità e d'arte di Bologna, autorizza all'esportazione. Una volta autorizzata l'esportazione e che appunto il Frick Collection la mette in esposizione, la soprintendenza ritorna sui propri passi e appunto richiede che questa opera rientri immediatamente in Italia. Come possiamo benissimo immaginarci, la situazione è ancora in sospeso dal 2017, l'opera non è ancora rientrata. Anche perché appunto gli eredi l'hanno venduta, la soprintendenza ha un atto con la quale autorizza l'esportazione del bene, perciò la situazione è ancora abbastanza
abbastanza delicata. Inoltre, appunto, quando noi invece andiamo a pensare a come tutte queste collezioni si siano mosse all'interno sia prima della città, perché subito dopo sono state fatte aste in cui venivano venduti questi beni, e appena tolto il vincolo di fideicommesso. Però è interessantissimo, e qui mi vorrei ricollegare con il quartiere Salustiano, la zona di Ludovisi con compagni, dove appunto questa zona che era aperta campagna, dove c'erano appunto vigne e anche alcuni templi, proprio dove c'è gli orti, dove ci sono attualmente gli orti salustiani che vediamo o abbiamo visto e spero vedremo come una zona molto bella dove appunto andare ad esposizioni, eccetera, eccetera. Quella zona era di proprietà della stessa famiglia, grazie ai vincoli di fideicommesso, dal 1600. Con lo scioglimento dei vincoli di fideicommesso appare magicamente un compratore che tra l'altro era un esperto d'arte e un commerciante d'arte e che probabilmente si dice che abbia anche trovato diverse opere all'interno proprio dell'area degli orti salustiani. Concludendo, per appunto non portare via tempo a nessuno, l'importanza dell'uso del vincolo di fideicommesso ha garantito comunque la conservazione dei patrimoni e al momento questi patrimoni che però forse non erano i soggetti che li detenevano, non erano in grado nemmeno troppo di poterseli mantenere. Ecco perché appunto quando c'è stata l'abolizione dei vincoli di fideicommesso, chi ha potuto e chi era titolare di un vincolo ha cercato di farlo sciogliere. E questo si ritrova negli atti notarili e mi dispiace molto che a Roma gli atti notarili sono messi in una maniera, chi frequenta gli archivi a dir poco, tremenda. E sono atti su cui non si è mai lavorato in maniera sistematica. Perciò questa è una piccola provocazione toscana che faccio, però non si è mai cercato di lavorare in maniera univoca su questi atti, e perciò fare le ricerche risulta veramente una cosa impressionante. Per di più, sempre sugli atti notarili, ci sono delle piccole rubricelle che non dicono praticamente niente, fatte da archivisti nell'Ottocento, e però che non danno gli elementi essenziali che noi dovremmo avere per fare una ricostruzione completa. Per quanto riguarda gli archivi familiari, nei casi in cui, per esempio, l'archivio Barberini, come anche gli archivi Corsini, sono stati ben conservati e mantenuti, se abbiamo appunto la fortuna di riuscire a trovare questi atti, bene, ma non sempre ci sono le committenze, non sempre ci sono gli elenchi. Perciò appunto il momento dello scioglimento dei vincoli di fideicommesso ha permesso alle famiglie sì di, tra virgolette, alleggerirsi anche di alcuni beni e di avere un'entrata, ma in particolare ha permesso, per esempio, la realizzazione del quartiere Salustiano, che erano solamente campagne, vigne ed orti. Perciò ha inciso su due punti. Vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltata e grazie mille. Grazie a te Beatrice per tutto quello che ci hai detto. Mi scuso per il mio errore di prima a Piazza Sallustio, non l'avevo, diciamo così, collocata bene. Senti, niente, è stato estremamente interessante tutto quello che ci hai detto e anche quello che ci hai detto a proposito delle ricerche sui fondi negli archivi notarili, che sono sempre invece uno strumento importante, insomma.
neanche gli archivi capitolini ci aiutano in queste cose, no? No, No. perché c'è la copia dei 30 notai capitolini, ma basterebbe che un archivista al mese facesse un elenco degli atti che sono dentro presenti del notaio e forse nell'arco di 4.000 anni ce la faremo, però nel senso non mette, ci vuole gli elementi base che sono oltre che il notaio e la data. Il nome del contraente, dei contraenti e l'oggetto su cui appunto vanno a vendere, comprare, che sia un lascito, che sia un testamento. Per i testamenti qualcosa nel 600 è stato fatto, ma tante volte tornano poco i personaggi. E all'interno invece del fondo notarile sarebbe interessante perché l'archivio di Stato ha fatto un lavoro, ma solo per quelli tra virgolette noti, cioè se all'interno c'era un disegno importante l'hanno segnalato. Però, cari colleghi, credo che quello che interessa a me, magari a voi non interessa minimamente, e il soggetto che cerco io non è quello che cercate voi, via dicendo. Perciò dovrebbe essere fatto un lavoro molto più sistematico e asettico, non se io mi interesso di letteratura e segnalo il nome del letterato, ma se quell'altro lavora sulla pittura, cioè non lo conosce neanche magari. Questo sono stati fatti dei lavori, ma soggettivi. Grazie Bene, grazie Beatrice. a E voi. adesso parlando di archivi, di archivi privati, non ci parlerà di archivi privati, ma molto ha lavorato sugli archivi privati, penso all'archivio Descalchi, il nostro prossimo relatore, il dottor Marco Pizzo, che è vice direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma e ha curato per molto tempo la parte e la cura ancora. La parte espositiva del Museo Centrale di Risorgimento, il suo allestimento, eccetera, ed è anche responsabile di molte attività che sono state fatte in Italia e all'estero. Io non sto qui a sottolineare tutte queste parti così importanti per quanto riguarda i progetti di digitalizzazione, eccetera, in cui vorremmo anche noi imparare tanto. Parliamo sempre della digitalizzazione del nostro archivio, vero Esther? Lo sappiamo molto bene. E poi, appunto, ha curato nel 2011 un volume, lo stivale di Garibaldi, Risorgimento in fotografia, che è il volume al quale, in qualche modo, no, il filone al quale si collega quello che è il suo intervento di oggi. Che naturalmente è su Portapia, cioè la presa di Portapia nelle immagini vere e fasulle, vero? Sì. Do la parola al nostro amico Marco Pizzo. Allora, io vorrei innanzitutto ricollegarmi a quello che ha detto la mia collega archivista per quello che riguarda gli archivi. Una sezione assai poco frequentata degli archivi è costituita spesso dai materiali fotografici, che sono visti come delle illustrazioni che possono servire a conoscere singoli fatti della storia o singoli protagonisti degli eventi storici, ma raramente sono stati considerati come dei documenti storici di per sé. Ecco, l'idea che mi era venuta è proprio di vedere alcune immagini, sperando che riesca a farvele vedere con il computer, sulla presa di Portapia, vedendo la storia fotografica interna che questi materiali possono presentare. Ci provo, eh? Vediamo se ho capito bene. Mi pare di sì. Penso che la vediate, Sì, giusto? va bene, perfetto. Allora, quella che vedete è l'immagine della presa di Portapia scattata da Ludovico Tuminello il 21 settembre del 1870.
Allora, in questo caso siamo all'interno di un'immagine abbastanza conosciuta, cioè che è l'immagine proprio del momento successivo, il giorno successivo della presa di Porta Pia. E quella che stiamo vedendo è la prima e vera immagine della breccia di Porta Pia, che come vediamo è scattata non proprio dov'è la porta, ma nel tratto di mura un pochino più a destra, che è il luogo effettivamente dal quale entrarono i bersaglieri per il 20 settembre. Scusa, Scusami Marco, si può ingrandire, è la prima immagine, sì, suppongo, no? dovrebbe aprirla. L'ho aperta. Cliccandoci sopra. Forse l'ha aperta su un'altra finestra. Provi a vedere se c'è un'altra finestra con l'immagine. Vediamo. Si vede ora? No. Clicca sotto, Marco, in basso a sinistra, il quadratino che vedi, Qui. Ecco, quello in basso a sinistra. No. forse adesso vediamo. No. 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 Mi sa che non si riesce. Provi con il tasto destro. Sì. Vediamo un attimo, c'è qualcosa che sta cambiando. No, con il tasto destro, rimanga sulla foto, dovrebbe comparire un apri. Provi un attimo con il tasto destro solamente, un clic Sì. Mi sulla dice foto. interrompi condivisione o nascondi, no? No, allora vede sopra in alto c'è proprio la voce, apri. Provi da lì, perché noi vediamo solo il contenuto della cartella. Ah, qui apri, No. vediamo se ci riusciamo. Si vede ora? A me l'ha aperto. Perché probabilmente ce l'ha su un'altra, cioè deve far vedere un'altra finestra, cioè deve riandare lì dove ha aperto la presentazione e scegliere un'altra finestra che non sia quella che è Ci aperta adesso. vediamo. Allora, può provare a chiudere questa presentazione Sì. ricominciare da capo. Se ha aperto una finestra in più, dovrebbe comparire dove c'è l'immagine. Adesso può andare in presenta ora. Vediamo se ci riusciamo. Altrimenti me le dovrebbe mandare e poi le mando io sicuramente. Ora si vede? No. Aspetti, ecco, adesso sì, ok. Adesso sì. Allora, quindi questa di cui vi parlavo è la breccia di Porta Pia di Ludovico Duminello. La cosa che interessa in questo caso è non solo l'oggetto raffigurato, ovvero sia la foto di Tuminello, ma anche chi era il fotografo, perché il fotografo non a caso fotografa la breccia di Porta Pia, perché è uno patriota che aveva partecipato ai fatti della Repubblica Romana del 1849, successivamente era dovuto fuggire ed era andato a Venezia e ritorna con le truppe nel 1870. Ma proprio con la volontà di fotografare la breccia di Porta Pia per fare un atto politico, patriottico, cioè consentire a tutti di vedere quell'immagine che in qualche maniera sanciva la fine del potere temporale, un momento importante per la storia del Risorgimento. Me la vedo complicata questa cosa mia. E con la freccina non andava? Non andava avanti. Sarebbe stato l'ideale. Eh sì.
Allora, vi racconterò le fotografie. Professoressa, la capuzza non si sente. Non, il dottor Pizzo non può mandare il suo file così le Ma metterei. è complicato perché le immagini È sono pesanti. pesante. Ah, ho capito, scusate allora. Allora, comunque, la foto successiva della quale avrei parlato, penso che la conoscono tutti, che è la foto proprio che inquadra la facciata di Porta Pia con alcuni bersaglieri intenti con i loro fucili di fronte alla porta. Ora, questa foto è un falso fotografico, come è stato più volte scritto, perché i bersaglieri sono stati messi in posa, perché il terrapieno è stato fatto successivamente, perché addirittura delle sagome di questi bersaglieri sono rigirate come se fossero morti, ma è sempre la stessa sagoma ritagliata e rivolta verso il basso. In questo caso si tratta di un'altra fotografia, che è quella di Ludovico Tuminello. Questa è una foto di Gioacchino Altobelli, che invece era un fotografo molto incardinato all'interno dello Stato Pontificio, che fino al giorno prima aveva fatto le foto di Pio IX, degli zuavi, delle parate militari che venivano fatte dagli zuavi pontifici nei campi d'Annibale, cioè era un fotografo che in qualche maniera aveva la sua attività specifica a Roma e aveva come committenza quello dei prelati della Curia Romana. La cosa interessante è che repentinamente cambia il soggetto delle sue fotografie, cioè i suoi committenti diventano i patrioti e allora cambia anche il genere delle fotografie che raffigura. E non a caso la sua fotografia sarà quella in assoluto la più divulgata, proprio perché raffigurerà tutti gli elementi cardine di quello che ci si aspettava vedendo una foto della breccia di Porta Pia, cioè dei soldati, la breccia di Porta Pia, i bersaglieri, cioè aveva tutti i caratteri canonici di quella che sarebbe stata l'iconografia tipo dell'immagine storica. Ora, queste immagini durante il tempo subiscono anche dei mutamenti, perché l'immagine di Tuminello diventeranno delle foto stereoscopiche, che si guardavano quindi con i visori e consentivano quindi di avere un'immagine 3D della scena raffigurata. Altre volte verranno fatti degli scatti successivi che consentiranno di vedere quindi dei panorami, cioè delle foto panoramiche in cui la scena veniva presa con più inquadrature successive che venivano montate. Ora, rendendomi conto che non è semplicissimo seguire il mio discorso non vedendo le fotografie, ma una cosa che è stata molto poco indagata è un altro uso della fotografia, che ricordiamo era un'invenzione abbastanza recente, perché la fotografia venne inventata nel 1838-39 e le immagini che noi vediamo, che sono delle foto all'albumina, che è un'invenzione del 1870, iniziavano a circolare pienamente solo dopo il 1860. Ma ecco, altre immagini degli altri eventi della breccia di Porta Pia erano delle foto di disegni o delle foto di dipinti coevi realizzati proprio in quell'arco di anni, cioè siamo comunque all'intorno del settembre del 70 o dell'ottobre del 70, che sfruttavano la fotografia proprio per questa sua capacità di divulgazione, proprio perché siccome il disegno era uno a uno e quindi poteva essere dato solo a una persona, invece la fotografia di un disegno consentiva una maggiore diffusione e divulgazione di questi disegni. Questo è il primo veicolo delle immagini fotografiche, cioè le fotografie non raffiguravano più il reale, ma raffiguravano degli oggetti artistici di produzione contemporanea. L'altro aspetto, sempre di quella che riguarda la divulgazione delle immagini fotografiche, è l'utilizzo delle fotografie che diventano delle incisioni di libri, di giornali dell'epoca, che consentivano anche in questo modo una veicolazione più diffusa. E in questo caso è interessante vedere come sia la foto di Altobelli
che la foto di Tuminello diventano comunque dei modelli per quella che è l'iconografia di tanti libri illustrati e tanti giornali dell'epoca, che per cui queste foto venivano utilizzate da incisori di giornali o da acquafortisti che le replicavano in n copie. Ora, la fortuna fondamentale della foto che abbiamo avuto l'avventura di poter vedere, cioè quella di Tuminello della Breccia di Porta Pia, consiste nel fatto che proprio quella fotografia fu utilizzata come sfondo per il film La Breccia di Porta Pia, La Presa di Roma, di Filoteo Alberini, che è anche il primo film che venne proiettato a Roma nel 1907. Ora, concludendo rapidamente il mio intervento, perché io ho voluto anche cercare di far vedere come questa produzione delle immagini, che diventa poi una fonte storica principale, prosegue anche oggi utilizzando dei nuovi strumenti che è la rete, il web. Perché andando in giro sulla rete, proprio per questa mia comunicazione di oggi, ho visto che su YouTube esistono delle testimonianze di chi ha materiali storici documentari in famiglia, proprio sulla Breccia di Porta Pia, come nel caso della famiglia di Cocito, che è il primo bersagliere che entrò nella Breccia, che è stato registrato online, e quindi la rete oggi diventa uno strumento di condivisione e di informazione storica, creando dei nuovi documenti digitali. Io finirei qui. Grazie Marco, è stato veramente interessante. Quindi il percorso culturale che abbiamo seguito fino adesso si è andato ad arricchire di un ulteriore tassello, che è appunto quello delle immagini, e adesso si arricchirà invece di un altro tassello musicale, cioè di tutto quanto riguarda i beni. No, i beni musicali, e ce ne parlerà il dottor Piero Cavallari, che è funzionario dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, e si occupa della catalogazione e descrizione di questi documenti. Le do la parola. Grazie. Io spero che riuscirò a farvi sentire e vedere qualche cosa, insomma. Sono fiducioso, però. Poi ho fatto tanto di prove con il buon Alessandro, quindi spero che si confermi che funzionerà tutto. Però prima vi vorrei portare un po' in questo mondo, prima di passare alla parte sicuramente più interessante, dove farò suonare documenti storici molto molto interessanti. Allora, perché nel titolo ho utilizzato questo termine del panorama sonoro, che anche attualmente è spesso focalizzato, è centro di ricerche anche nell'ambito accademico. Io conosco per esempio i lavori che l'Università di Padova sta facendo in questo senso, veramente notevoli, tra l'altro in collaborazione con il nostro istituto, che hanno avuto un impulso purtroppo in questo anno pandemico, perché c'è stata tutta, diciamo, questa esigenza di andare a proprio memorizzare un panorama sonoro diverso da quello a cui eravamo abituati. E quindi, diciamo, c'è sempre più questo interesse a memorizzare quello che sentiamo noi contemporanei per tramandarlo. Addirittura interesse anche dal punto di vista proprio della protezione ambientale, varie ARPE regionali, varie ARPA regionali, io conosco il lavoro dell'ARPA piemontese, ma anche dell'Emilia-Romagna, hanno negli anni passati memorizzato, con delle campagne di acquisizione sonora veramente notevoli, sempre in collaborazione con varie facoltà, insomma, universitarie, il panorama sonoro, che siano le campane, che siano i rumori della natura, ma che siano anche i rumori industriali, che siano i frastuoni, che siano tutto quello che le nostre orecchie contemporanee sono abituate ad ascoltare tutti i giorni. Quindi non solo i suoni, diciamo, appunto, che ci intrattengono piacevolmente, quelli musicali, una recita di una poesia, ma anche quello che spesso comunque ci fa vivere in un ambito che è quello del nostro tempo presente.
E questo pensate quanto sarà importante paragonarlo, confrontarlo con chi verrà. Purtroppo non abbiamo la possibilità, diciamo, di fare la stessa cosa per gli anni che sono focalizzati in questo interessantissimo convegno. E ringrazio tantissimo gli organizzatori, la professoressa Esther Capuzzo soprattutto per aver invitato me e l'istituto ovviamente a partecipare. Non è possibile, anche se non è proprio, diciamo, così, diciamo, fantascientifico pensare, per esempio, che noi oggi potevamo ascoltare la voce di Quintino Sella, no? Che è stato più volte citato. Perché? Perché muore negli anni 80, no? Mi sembra l'84, adesso non ricordo bene. E pensate che Edison brevetta il fonografo, che è la prima macchina industriale. Già ce n'erano di prototipi sperimentali, scientifici già dalla metà dell'Ottocento, ma nel 1800, alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, viene brevettato il fonografo, che è la prima macchina che permette questa magia per allora, che non riusciva praticamente a materializzarsi, ne permette praticamente la possibilità. Dalla fine degli anni 70 è possibile registrare con questa macchinetta, che nella sua semplicità primordiale compie una delle classiche rivoluzioni proprio copernicane, come si dice spesso abitualmente, nell'ambito culturale, insomma, dell'umanità. Perché da quel momento sarà possibile ascoltare suoni, parole, musiche, suoni della natura. Ecco, per esempio, sui suoni della natura, faccio presente che il nostro, diciamo, cugino d'oltremanica, il National Sound Archive, ha da sempre avuto come un obiettivo principale quello del wildlife sound. Tutte, diciamo, le sonorizzazioni dei documentari fantastici della BBC che noi spesso, insomma, gustiamo, vengono utilizzati i suoni che provengono da questo archivio nazionale, che è un po' il nostro, diciamo, appunto, simile inglese. Quindi, ecco, diciamo, potevamo oggi ascoltare Quintino Sella che ci diceva lui, prima persona, qualche cosa, ma anche Garibaldi potevamo addirittura. E spesso, anzi, ogni tanto esce questo, diciamo, refrain, ma la voce chissà. E vi dico la verità, nel nostro ambito spesso si fanno delle scoperte proprio come nel mondo archeologico. Perché? Perché dal fonografo di Edison ai file, di tutti i vari formati digitali che conosciamo e che ci portiamo dietro con i nostri sistemi o mobili di telefonia o di iPod e cose simili, da lì a qua è successo di tutto. Ci sono state decine e decine di macchine con decine e decine di supporti per quelle macchine che si sono perse proprio in una susseguirsi proprio veramente spasmodico, sempre alla ricerca di qualità migliori e possibilità di mettere più contenuti sonori audiovisivi in modalità portatile. E ogni tanto si fanno delle scoperte, come per esempio è capitato all'istituto pochi anni fa, un disco di un formato molto particolare che non era più possibile ascoltarlo con i giradischi che erano in commercio, e l'istituto si dovette proprio rivolgere a un artigiano, addirittura in Svizzera, per avere questo giradischi particolare. Abbiamo praticamente finalmente fatto girare questo disco, che era praticamente la registrazione dell'apertura dei lavori dell'Assemblea parlamentare nel giugno del 46, la prima praticamente l'abbiamo definito il Vagito della Repubblica Italiana. Vittorio Emanuele Orlando, un esponente non lontano agli avvenimenti di cui stiamo parlando oggi, arrivava direttamente dal liberalismo risorgimentale per certi versi, apre i lavori della prima assemblea democratica repubblicana eletta a suffragio universale perché è parlamentare decano, come avviene oggi quando il cosiddetto presidente provvisorio tiene la prima seduta quando si aprono i lavori del nuovo Parlamento. E lo sapete quando è stato possibile questo? Pochi anni fa. Perché appunto non era stato possibile ascoltare questo disco. E chissà che domani non arrivi un cilindro di cera, che è il primo supporto, quello che ha utilizzato Edison col fonografo, con la voce di Quintino Sella. Non credo, però noi, insomma, vogliamo pure su questo sognare. Io oggi però, non avendo la possibilità di portare le voci degli esponenti d'allora, ho ricostruito un panorama musicale, è stato quello più congeniale per me.
ovviamente non originalissimo, cioè nel senso non di dischi che ancora non esistevano, non c'erano, arriveranno tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, i primi dischi a 78 giri che regneranno per più di mezzo secolo nel panorama sonoro, diciamo appunto, di questo ambito particolare della nostra cultura. Però con esecutori che erano attivi anche in quel periodo, per esempio il primo che ascolteremo che è Mattia Battistini, ha esordito negli anni 70, negli anni 70 al Teatro Argentina, a Roma, nella Favorita di Donizetti, e ascolteremo una registrazione dell'inizio del Novecento di Mattia Battistini. Ho ovviamente ricercato i materiali fra i più antichi, tralasciando i cilindri di cera, perché se anche per noi, diciamo, fanatici di questo ambito sono fantastici, voi avreste sentito soltanto un gracchiare, insomma, poco udibile, anzi per nulla. Poi non ho trovato documenti su cilindri di cera che si prestavano al convegno, al focus del convegno, però ho trovato esecuzioni di grandi interpreti incisi in questo caso all'inizio del Novecento e che comunque erano attivi in quegli anni e che avevano il modo, la modalità, lo stilema, diciamo, interpretativo di quegli anni. Quindi ci riporterà in parte in quello che i romani, e non solo, da allora, intorno appunto agli avvenimenti della Breccia, andavano a ascoltare nei teatri romani e non solo. Tra l'altro, in quel periodo a Roma ci sono state, come a San Carlo di Napoli e a tutti gli altri importanti teatri italiani, delle prime famosissime, soprattutto quelle rossiniane, che nell'Ottocento, insomma, è veramente il sovrano assoluto da questo punto di vista. E quindi, insomma, cercheremo di ascoltare qualche cosa. Non potrò farvi ascoltare integralmente ogni documento, altrimenti, insomma, sforeremo sicuramente molto, però cercherò di farvi ascoltare di ogni disco, di ogni interprete, una parte, insomma, del suo modo di appunto recitare, interpretare il suo stile musicale. In più, oltre a questo, ho trovato veramente un documento eccezionale, che spero, insomma, vogliate. Credo che lo apprezzerebbe molto anche chi interverrà domani sul dialetto romanesco, no? Ecco, per esempio, pensate quanto per chi interverrà in quest'ambito sarebbe stato interessante avere le ricerche di Zanazzo, non soltanto scritte, ma proprio sonore, no? O le ricerche del Nigra in Piemonte, non soltanto scritte, ma sonore, e metterle in confronto con oggi, con quello che è oggi, diciamo, questa espressività vocale della nostra città. E purtroppo questo non è stato possibile, però ho trovato un disco inciso nel 1903, veramente rarissimo, un disco 78 giri, solo, diciamo, inciso solo sul lato, sono i primissimi 78 giri, dove c'è Leopoldo Fregoli. Leopoldo Fregoli fu impegnato al Teatro Rossini, appunto, con la compagnia, era, insomma, ha calcato quelle tavole, insomma, di quel teatro. E quindi, insomma, anche ascoltando, per quello che riusciremo, spero, ad ascoltare nel migliore dei modi, Leopoldo Fregoli, ci riporterà comunque in quel periodo, insomma, no? Di lì a poco, insomma, dagli avvenimenti appunto che portarono i bersaglieri a Roma. Ora io direi, come si dice, bando alle ciance, passo alla parte, quella che sarà sicuramente, spero, più godibile, sperando che Alessandro mi tuteli il più possibile. Non so se mi ascolta. Ti ascolto. Ok, io allora prendo la presentazione e vado a cantarmela e suonarmela da solo, come si dice, insomma. Va Sì, bene? certo. Va bene. Ok, ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Allora, è interessante pure pensare a un altro aspetto. Come questi, diciamo, grandi interpreti, allora, grandissimi interpreti, e non soltanto a livello italiano, si dovettero pure rapportare, no, alla durata di un disco, e quindi anche andare a modificare il loro modo proprio temporale esecutivo. Questo è molto interessante perché,
proprio per quello che dicevamo prima, ancora non era possibile praticamente avere troppo spazio di musica sui supporti da allora. Pensate che questi dischi durano massimo 2-3 minuti per ogni lato, quindi pensate pure che sforzo, diciamo, di ridurre una esecuzione che aveva altri tempi e altri spazi, diciamo, al teatro. Però c'è un'originalità che sparirà di lì a poco. Ancora è molto, diciamo, vicino a quello che ascoltavano gli orecchi degli italiani, dei romani da allora che si recavano al teatro. Siamo nel mondo acustico, ancora le macchine e i dischi non sono supportati dall'energia elettrica e quindi c'è proprio questo modalità che è molto molto più vicino appunto a quello che si sentiva dal vivo, ovviamente con i disturbi che ha un 78 giri d'allora, che comunque riesce a far percepire la voce di questi grandi interpreti nella loro originalità. In questo caso, ecco, entriamo nell'ambito rossiniano, dal Barbieri di Siviglia, ecco il Ridente in cielo di un altro grande interprete conosciuto in tutto il mondo, che è Fernando De Lucia. Sempre sperando che stiate ad ascoltare, diciamo, queste voci, queste musiche che arrivano veramente da tanto tempo fa, questo viaggio del tempo che spero, insomma, vi stiate non solo interessando dal punto di vista della ricerca, ma anche dal punto di vista proprio del gusto, diciamo, di percepire questi suoni che veramente hanno ancora molto, per fortuna, a che fare anche con noi contemporanei. E qui praticamente sempre un altro grande interprete. Io potrei, ho fatto anche questi semplicissimi link per farvi appunto vedere velocemente di chi stiamo parlando. Probabilmente non tutti conoscono così perfettamente l'ambito, diciamo, dei musicisti e degli interpreti da allora. Qui, insomma, Francesco Navarrini, anche in questo caso appunto nato nel 1855, alla fine dell'Ottocento già era, diciamo, un habitué dei più grandi teatri, diciamo, e interprete delle opere più famose. Tra l'altro questa casa discografica è un vanto, è un'eccellenza, oggi diremo, italiana da allora, ma tuttora. I dischi appunto della fonotipia sono tra i più ricercati tuttora dagli esperti, non solo dai collezionisti, dagli esperti, diciamo, e dagli studiosi dell'ambito musicale lirico, soprattutto perché fu veramente un'impresa industriale e culturale di importanza tuttora incontrastata. Questa è famosissima, la conoscete sicuramente tutti. Thank you.
Anche in questo caso è un disco antichissimo, senza che mi dilungo a ripetere sempre le stesse cose, ma è anche Francesco Tamagno, ormai assurdo, diciamo, nell'alto dei cieli, diciamo, dell'esecuzione lirica di tutti i tempi. Ops, scusate, mi è partito. Ecco, volevo farvi sentire questo acuto, che avete ascoltato alla fine perché mi ricordo anni fa ci fu proprio un lavoro di mettere in relazione i grandi interpreti storici, più storico di tutto, Caruso, di cui ora ascolteremo un brano, con anche i moderni, per esempio con Pavarotti, fu fatto proprio un lavoro di, sullo spettrogramma proprio delle armoniche sviluppate su quell'acuto di quella pira, perché quello diciamo è proprio come si dice un banco di prova per tutti i tenori insomma più importanti che si sono appunto succeduti nel tempo. Qui ascoltiamo finalmente anche una voce femminile in un duetto, anche in questo caso stiamo parlando di dischi rari, belli anche nella loro iconografia in cui vengono diciamo appunto rappresentati e soprattutto nel loro contenuto. Sperando che riusciate ad ascoltare qualche cosa. Ecco, volevo soffermarmi anche su un altro aspetto. Tenete conto che non esistevano i microfoni allora, e quindi bisognava avere una forza, diciamo, proprio vocale che difficilmente oggi, diciamo, devono avere per forza gli esecutori contemporanei. Allora bisognava essere veramente, in grado di far vibrare i diaframmi che andavano a incidere, proprio a scrivere nella fisicità le onde sonore sui dischi, sulle matrici dei dischi e senza aiuto, diciamo, di microfoni o amplificatori che fossero. Entriamo
con un rappresentante massimo dell'ambito colto, ma non solo, e infatti entriamo con lui nell'ambito popolare. È una, diciamo, esecuzione dell'Inno di Garibaldi che Marco Pizzo conosce benissimo perché qualche anno fa facemmo proprio in occasione di un allestimento, come al solito interessante, che lo stesso Marco in prima persona aveva messo insieme, un lavoro, l'istituto sull'Inno di Garibaldi, proprio sulle varie esecuzioni. Trovammo addirittura delle esecuzioni provenienti dai cilindri di cera. Fu un'opera tra le più praticamente rappresentate, un brano tra i più incisi, registrati, dai cilindri di cera ai 78 giri, fino alle poi le trasmissioni radiofoniche. Anche le trasmissioni radiofoniche prima dell'Eiger e poi dell'Italia che si andava liberando, l'Italia combatte, la trasmissione dedicata ai patrioti che combattono appunto in Italia, controllata e coordinata dagli alleati anglo-americani, soprattutto anglo, apriva le trasmissioni con l'Inno di Garibaldi e le chiudeva con l'Inno di Mameli. E in questo caso cominceremo ad ascoltare meglio perché già siamo su una incisione di qualche anno dopo di quelle che abbiamo ascoltate finora, siamo sempre nell'ambito acustico, però la tecnologia è andata avanti in quella corsa appunto vorticosa che vi dicevo prima e ascoltiamo appunto dal grande Enrico Caruso, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte, l'interpretazione dell'Inno di Garibaldi. Un disco che volle lui fortemente che fosse prodotto, insomma, proveniva di fatto anche da ambienti familiari che non erano stati assolutamente sordi, diciamo, all'ambito garibaldino. Oh, e questo è il disco che vi citavo prima. Io spero che qualche cosa abbiamo provato insieme ad Alessandro, che ringrazio, a ottimizzarlo il più possibile. Siamo però di fronte a un disco prodotto nel 1903, inciso nel 1903. Non c'è la forza interpretativa di un cantante, ci sono appunto due grandi interpreti teatrali del teatro popolare d'allora, Leopoldo Fregoli e Oreste Calabresi. Spero che riusciate ad ascoltare qualche cosa. È questa messa in scena del maestro Faustini in casa Fregoli. È una sorta di recitazione, ma anche di quello che viene, che vengono, diciamo, appunto nominati questo tipo di dischi, una sorta di scena dal vero. Cioè, oggi diremo quasi una presa in diretta. E che comunque nel suo ambito ebbe notevole successo. Vendette molte copie, diciamo, perché Fregoli già in questo momento era molto famoso e non solo in Italia. Il maestro Faustini è un emigrato italiano che arricchito che torna a tornare Fregoli. Quando mi chiedevo dove
Ok, sperando vi sia arrivato qualche cosa, andiamo velocemente a chiudere. Io ovviamente ho dovuto fare una scelta, o farvi ascoltare più cose possibile e trascurare, diciamo, quello che ho scritto e che sarà pure pubblicato, oppure appunto addentrarmi sul testo che ho prodotto. Ho scelto, insomma, di farvi ascoltare musiche e non solo, perché credo, insomma, che per voi sia stata la cosa migliore, insomma, spero di non essermi sbagliato. Purtroppo non abbiamo documenti originali sonori dell'ambito popolare che ci arrivano da appunto quantomeno dall'inizio del Novecento. Abbiamo tanto lavoro anche fatto sul campo da chi era sì, diciamo, impresario teatrale, autore, ma anche studioso come Gigi Zanazzo, che fece delle campagne proprio di raccolta dei canti popolari sociali, non solo, anche popolari, insomma, di qualsiasi ambito, ma anche quelli sociali, quindi che erano echeggiati durante la Repubblica Romana e fino alla Breccia di Porta Pia ed oltre. Ne ho selezionate tre fra i più conosciuti. Questa è una pubblicazione che fu appunto edita in un altro periodo celebrativo della Breccia di Porta Pia, e in questo caso c'è uno tra gli esecutori, diciamo, possiamo dire ancora contemporaneo, più fine proprio della musicalità romanesca, che è Sergio Centi, e che comunque si rifà ai testi originali, appunto gli stessi raccolti a suo tempo da Gigi Zanazzo. Scusate. Questo è Sergio Centi. Quelli voglia degli stranieri, li volevo fucilare.
Assaggiari avanti, prima vittorio, poi riparti. Assaggiari indietro, da casa indietro, sa da mangiare. Allora, spero che siate riusciti a sentire qualche cosa, insomma, fatemi almeno un cenno che avete ascoltato qualche cosa. Marco, diciamo che sì. È stato, ma lui è un amico, quindi siamo riusciti ad ascoltare qualche cosa, sì. Assolutamente sì, ed è stato bellissimo. Parlo io forse a nome di tutti. È stato molto emozionante, veramente. Come al solito, come al solito. Ecco, è stato veramente una coppia ormai. Un piacere, Piero, averti con noi. Ecco. Sono contento. Grazie. Se volete chiedermi qualche cosa di questo mondo originale, insomma, che ha a che fare con questi cerchi rotanti, io insomma spero di. Va bene, allora io la ringrazio. Grazie. Veramente, per me è la prima volta che sento una relazione di questo tipo, cioè storia e musica proprio, non è veramente, nella mia lunga carriera di 45 anni non avevo mai assistito ad una tale relazione e ne sono veramente contenta e ringrazio anche Esther che ha avuto questa idea. Quindi in questo pomeriggio abbiamo continuato il percorso fatto attraverso le trasformazioni delle istituzioni con la relazione di Esther appunto sullo Studium Urbis e poi siamo passati a parlare di arte, di fotografia e di musica. Arte nel senso purtroppo non bello, cioè del frantumarsi, del liquefarsi, si può dire, di alcune collezioni d'arte e quindi la perdita da parte del patrimonio italiano di opere di notevole interesse. È stato parlato del busto prima che è andato in Svezia, quindi del Papa, quindi è veramente un peccato. Però fa parte della storia di questo periodo, cioè l'abolizione dei fideicommissi e quindi da una parte una modernizzazione del sistema della famiglia in Italia, dall'altra parte però questo diciamo liberi tutti per quanto riguarda le collezioni d'arte che ha creato gravi danni al nostro patrimonio. Ringrazio Marco Pizzo per le immagini che avremmo voluto vedere, non le abbiamo viste, però io fortunatamente le conoscevo e mi avevano detto tra l'altro che quelle immagini che hanno anche le figure in piedi o a terra, alcune di queste non sono persone vere, ma sono delle riproduzioni, cioè dei manichini per quel tempo, insomma, ecco, probabilmente delle sagome di legno, ecco, che è la cosa più giusta, e che vogliono appunto ricreare il momento della battaglia. E, molto interessante, mi sono ricordata che tu hai lavorato anche con l'ICCU, che è veramente ha un patrimonio notevole per quanto riguarda la fotografia. E infine il Piero Cavallari, che ringrazio moltissimo per averci dato fatto questo excursus sulla musica immediatamente dopo la presa di Porta Pia e è stato un lavoro sicuramente il suo di grande scavo, un lavoro archeologico importante, certamente continuerà questo lavoro e chissà magari per la prossima occasione ci darà qualche altra chicca, che noi ce lo auguriamo sinceramente. Io vi ringrazio tutti, passo la parola all'organizzatrice per le indicazioni per quanto riguarda domani mattina e ci vediamo. A presto. Allora, grazie Rita, grazie per questa presidenza magistrale e grazie anche a tutti i relatori, grazie a Marco Pizzo, a Piero Cavallari e a Beatrice Romiti per i loro interventi
così interessanti e avvincenti. Ringrazio Marco Pizzo perché forse non c'è stato modo di rendersene conto, ma la fotografia di Tuminelli, quindi se non vado errando, vero Marco? Sì, è quella, è quella. È quella che è rappresentata nella locandina del programma del nostro convegno che Marco con generosità diciamo, ci ha offerto e a me è piaciuta molto e ho voluto appunto che fosse il simbolo, l'emblema di questo nostro incontro. Che dirvi? Veramente relazioni interessanti, originali e il mito di Garibaldi è un mito che aleggia. L'Italia non può fare a meno di Garibaldi, che è un'icona, diciamo, sempre presente, che è declinata, ecco, in forme diverse. Arriva alla musica con questa ripresa dell'inno di Garibaldi più volte nel corso delle vicende del nostro paese, anche se lo sappiamo, Garibaldi non è presente a Roma il 20 settembre 1870, ma è altrove a combattere non per la libertà di Roma, ma per la libertà di un altro paese, quello della Francia, che è coinvolta nella guerra contro la Prussia, ma noi di Garibaldi non ne possiamo fare a meno, evidentemente perché ancora oggi è una figura che ha una caratterizzazione talmente trasversale che appunto è ancora presente nella cultura e nell'immaginario anche degli italiani. Grazie di nuovo veramente a tutti e do appuntamento domani mattina alle 10. Il webinar, il link sarà naturalmente attivo qualche minuto prima delle 10 e domani mattina ascolteremo le relazioni di Elisabetta Mondello, di Carla Benocci, di Vincenzo Faraoni e di Federica Fabrizi. E quindi vi aspetto domani e vi rinnovo i miei ringraziamenti e con l'augurio di riposarvi ancora nel pomeriggio e augurandovi buona serata. Grazie. Grazie a te. Grazie a Grazie veramente. tutti. Ciao. Grazie, Ciao. arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, a domani. Arrivederci e grazie anche ad Alessandro D'Agostino che veramente ci ha sostenuto fortemente in questo nostro incontro. Grazie a tutti voi. Grazie.